succede. E io a questo proposito ogni tanto scrivo, come dicevo prima, dei piccoli versi, e senza nessuna pretesa letteraria, per carità. E adesso io voglio condividere con voi questa piccola poesia che probabilmente rientra proprio nel tema di inizio. Dunque, questa è una poesia in dialetto. Mi scuso con tutti quelli che magari non la capiranno bene perché non capiscono proprio la lingua, però chi più chi meno a casa sono tutti un interprete, per cui ve lo fate spiegare alla nonna, alla mamma, alla cugina, insomma, ma vedo che ci sono anche tante altre persone proprio che di dialetto non ne sanno nulla, forestiere, per cui. Allora, la poesia si intitola Recuerdo de Guayuna. A un tempo della scuola elementare era andando a Guagliuna e niente grave sopra un paese ci arrampagavamo in bacio alla cantura. Facevamo andare che arrivava prima, quasi tutte le volte, da sera e da mattina. Eravamo sempre 7 o 8, a fuoco niente e a sparare la porta. La mattina presto, dopo la ricreazione, il maestro ci faceva ripetere la lezione. Che eravamo studiando un furbo, lo sapeva, e che una bacchetta a niente ce la suoneva. Giù da tanto dove ti manca la riera, se no l'unisco poteva ancora arrivare. Se fuori mi veniva a sapere questa novità, con un centrino mi veniva da occupare. Certe volte la passiva dice, ma brava volta scappava la bici. Però la cosa più bella da recuperare erano le sfide per poter primeggiare. Ci c'erano due squadre, piazza e casetta. E noi dalla piazza eravamo sempre più o meno 7. Un capitano nostro che la mazza delle mie ci faceva correre peggio della piena. Se partiva dalla piazza vicino alla puntana e si correva forte fino allo turcano. Mi inzappiando le spine per l'anica di miele ci azzaccavamo senza paura, niente c'è niente. Per la campagna la gente si attiva e si conteva. Si approvareva la conquista per quanto aveva la leva. Chi le della casetta, arreda la rocchia, piazza una maese, ci faceva il posto per farci qualche sorpresa. Però le scontri più violente si tenevano in mezzo alla piazza del paese. Si tenevano in mezzo alla piazza del paese e alla fine, quando parecchi erano pungiati là, ci arriveva a separare la guardia comunale. Lo stesso quando si beveva a palla, vedeva gente correre a monte e ballo e a minima che dalla partita si arrucinava le piene per porte candidiche. E mo, da allora, pure che sembra circa 6-7, se sa ancora chi è dalla piazza e chi è dalla casetta. Bene, sembra rimasto poco di chi lo va giù, cagnere grave, se arrampagherò non faccia il canduro. Grazie per la vostra presenza.